Nell'episodio precedente. E il team, ragazzi, fa veramente schifo. Fa veramente schifo il prossimo team. C'è di tutto, c'è di tutto e di più. Vi avevo avvertiti, non dite che non vi avevo avvisato. Vi avevo annunciato, sul finire dello scorso video, che il team di oggi, mono regionale della regione di Kalos, sarebbe stato un vero troiaio. E effettivamente è così, perché guardate quest'oggi con che cosa ci ritroviamo ad andare in giro. Detto questo, come sempre, lì in alto c'è il codice per scaricare il team se volete provarlo, anche voi farvi del male fisico e mentale. In descrizione c'è il paste per giocarlo su Showdown e noi andiamo subito a vedere di che morte dobbiamo morire in Battlespot. Calma, calma. C'è della gente che non vedevo da veramente un sacco di tempo e della gente che non ho idea di che cosa faccia, perché Noctowl, ragazzi, potremmo fare Aulucia Klefki, ok? Lui non penso che mi parte di Arcanine, no? C'ho Malamar, dovrebbe tenerlo dietro. E Sylveon. C'ho un drago, c'ho Polivrat, c'ho... Vediamo. Allora, Aulucia e Klefki fanno un po' quello che faceva Unbarden, il meccanismo che faceva un po' Sceptile nel video, quello di Owen, che se non l'avete visto vi invito ad andare a recuperare dopo aver visto questo. E praticamente noi andando a consumare l'oggetto abbiamo un Acrobatics poi che diventa potenziato e diventa anche stab, cioè è anche stab per Aulucia. Lui ha copiato Agile Tecnica, ragazzi, ha copiato Contraccia, ha copiato Agile Tecnica, perlomeno non ha copiato Burla, ecco, questa è già una conquista. Allora, io direi di fare Acrobatics su Gardevoir e Campone di Luce. Se abbiamo trovato, ascoltatemi bene, se abbiamo trovato Gardevoir, Sash, Trick Room, un Garchomp accanto, chiudo tutto. Promesso. Allora, sono curioso di vedere il danno di Acrobatics. Ragazzi, Sash davvero. Se ha fatto Trick Room, vado via. No, vado da Azim. Vi siete salvati, tutti quanti. Battipiedi su Klefki, reggiamo, perfetto. Ok. Allora, io direi che possiamo fare. Noi purtroppo dobbiamo riandare con... Dobbiamo riandare su Gardevoir. E qui possiamo fare riflesso o schermo luce. Lui chi ha dietro? Ma ha un po' un mix. Però in questo momento probabilmente è Garchomp quello un po' più da temere. Tornassi indietro farei un'altra giocata, che è quella di... Lui peraltro, perché ha protetto Garchomp? Non capisco. Mi ha regalato il fatto di poter tenere Klefki ancora in campo, quindi io lo ringrazio. E io avrei probabilmente protetto Aulucia e buttato dentro Vivillon. Ma neanche. Allora, Jolteon. Jolteon che... che però... Jolteon che però comunque rimane più lento di Aulucia. Quindi io devo fare un Zuffa e a questo punto mettiamo anche Light Screen. Potrebbe servirci. Io ho messo Riflesso. Ok, benissimo. E a questo punto mettiamo Light Screen. È vero, ho messo il campo nebbioso e quindi non posso fare poi sonnifero con Vivillon per addormentare gente. Però... comunque era
necessario per fare questa cosa qua. Nel mentre di tutto questo ragionamento, Aulusha ha tirato un cazzottone incredibile a Jolteon. E questo Garchomp non pervenuto come danni su Aulusha. E noi abbiamo detto lui potrebbe avere il Knocked Owl, Polivrat, gente strana. Entriamo con un Vivillon Arcanine. Ok. A questo punto attenzione, perché abbiamo l'attacco droppato con Aulusha. Quindi non facciamo troppissimo danno. Io direi che però comunque possiamo fare un Zuffa qua. Attenzione però, cosa fa di più? Zuffa o Acrobatics? No, fa di più Zuffa, perché è una 120 contro una 110. E io farei, se faccio Tailwind poi con Sylveon non sono più veloce di Garchomp poi dopo. Quindi mi farei Polverabbia comunque per tenerci Aulusha ancora un po' in vita. Lui cosa diventa? Normale. Non la scelta migliore per la tua terra, devo dire. A meno che tu non sia Safety Goggles. A questo punto io poi alzo le mani. Vediamo dove va l'Extreme Speed. Va qui. Ok. E allora tu ti sei appena preso uno Zuffa super efficace, che comunque non è bastato, attenzione. E finalmente lui fa una mossa a drago. Ok. Lui è avanzi? Sì. Ora la situazione è un po' tricky, nel senso che se io gli faccio, se io gli faccio Polverabbia, se io gli faccio la stessa giocata di prima, perde Arcanine. Quindi fossi in lui Arcanine lo proteggerei. Ok. Quindi io a questo punto proteggo Aulusha e faccio Tailwind. No. No, errore. E rifaccio la stessa giocata di prima. Se lui protegge Arcanine e mi va su Aulusha, è bravo. Ma non ha protetto. Ok. Io rifaccio la mia Zuffa su Arcanine e ok. A questo punto abbiamo il 2v1 contro Garchomp e abbiamo Sylveon dietro. No, abbiamo l'1 contro 1 perché Garchomp non aveva ancora mosso. Ok. Quindi attenzione, ragazzi. Non abbiamo più la nebbia. Lui magari lo vedo che è lì che sta sperando. Magari che il mio ultimo fosse Gudra, ma... E qui è più forte Hyper Voice o Moonblast? Qui mi sa che siccome è single target è più forte Hyper Voice. Vi dirò. Attenzione perché lui ha il terremoto. Ok. Però c'è là il Reflect ancora. E quindi Hyper Voice strabasta. Bene, bene. Incredibile. Siamo riusciti a portarci a casa una partita. Col team di Kalos. Sì, quella roba sconcia che avete visto in all'inizio di questo video. Qui adoro Malamar. Quindi proviamo di Malamar Klefki. Aulusha dietro per P2... Ursaluna, anche Tyranitar e anche Incineroar. Ma senti, io riporto comunque quelli di prima. Attenzione a Goldengo.
Attenzione a Goldengo, perché se non lo facciamo fuori con Malamar, dopo è un problema. Porygon 2 e Ursaluna. Download, si aumenta l'attacco speciale. E vabbè. Allora, ma ascolta. C'è un po' da vedere cosa eventualmente lui fa. Se fa Protect Trick Room, se mi attacca, potrebbe fare un po' qualunque cosa. Io proverei a fare una privazione intanto qui, che gli togliamo le violite, e Reflect. Ok, Ursaluna si protegge, quindi abbiamo fatto la giocata migliore che potevamo fare. Ok, non ha preso assolutamente niente, però vabbè. Non mette Trick Room, ha fatto Terra Blast. Che danno, ragazzi. Ha fatto veramente male. Allora, a questo punto noi possiamo fare... troppo forte su chi dei due? Chimitera Spettro dei due adesso. Provo ad andare su Ursaluna, vediamo cosa succede. E a questo punto mettiamo anche il Light Screen, perché quel Terra Blast ci ha fatto veramente male. Non ha terrato Spettro nessuno dei due, quindi insomma avrebbe perso Porygon probabilmente. Danno non male, si poteva fare qualcosa di meglio, però vabbè. Cioè, aumentiamo anche la difesa, che aiuta, ma non abbastanza, perché Ursaluna è un Pokémon veramente super forte. E lui qui ha messo il trigo. No, ha fatto ripresa. Ok, va bene. A questo punto abbiamo Aulucia. Non ha tanto senso attivare Ambarden adesso, perché comunque siamo i più veloci. Lui potrebbe togliere adesso chi ci entra, però. Goldengo a prendersi la zuffa. Ma. Oppure potrei fare danza di piume su Ursaluna, ma non lo so. Proviamo a fare zuffa qui e entrerei con... Vabbè, facciamo un Dazzling Gleam. Facciamo un po' di danno. Si protegge Ursaluna. Lo abbiamo letto bene. Non entra nessuno spettro sulla slot di Porygon, che resiste. Per fortuna ci abbiamo dato un Dazzling Gleam dietro, perché lui probabilmente ha messo Trick Room. Ok, stiamo reggendo l'urto. Adesso se entra Goldengo siamo messi molto male, perché abbiamo il nostro Sylveon dietro. È vero che può tirare fuoco, quindi comunque Incineroar. Ok, allora niente, con Aulucia ci proteggiamo. E con Klefki, che invece non possiamo farlo. Attiviamo il campo nebbioso. Così che se dietro a Mongoose perlomeno non fa grossi danni. Farei così. Fa fake out su Aulucia. Vediamo se mi ha fatto tipo Headlong Rush su Klefki, così mi libera la slot. Attenzione che io con Aulucia comunque sono a meno 1, eh. No, è andato tutto su Aulucia. E
E sapete cosa? Vi dirò. Lui mi ha dato l'idea di uno che comunque vuole proteggere il suo Ursaluna il più possibile. E quindi questo è un momento dove potrebbe rifarlo. E quindi provo a ignorarlo un'altra volta. Provo ad andare qui e faccio un Dazzling Beam ancora. E si arrende così. Lo abbiamo incastrato abbastanza bene. Vabbè, ok. Ok, pensavo di essere quello col team più strano in questo video, a quanto pare c'è chi è riuscito a fare meglio. Lui, allora, può usare Greninja, che è scappato letteralmente dal mio team, per aumentarsi la difesa di Arcaludon, per boostarsi Annihilate, per darsi vita a Clodsire che avrà Assorbacqua. Bellissimo, tutto bello. Questa cosa viene meno se noi ci prendiamo addosso la mossa di Greninja con Polverabbia di Vivillon. Ma potrei fare Vivillon, Gudra, un Klefki, Klefki Malamar. Forse avrei potuto portare Sylveon, però Arcaludon è veramente tosto. Anzi, forse avrei fatto meglio, perché beh, ormai è tardi. Pelipper, Arcaludon, chiaro. Allora, noi adesso possiamo fare anche sonnifero e iniziamo a danneggiare. Iniziamo a danneggiare, è più forte Drago Pulsar ovviamente perché stab. Iniziamo a danneggiare Pelipper. Dovrebbe essere più veloce Vivillon di Pelipper, quindi ok. Perfetto. Quindi anche se lui, per dire, mette Tailwind, comunque perde questo turno. No, va di Tifone direttamente su Vivillon, che ci saluta. Vabbè. Ok. È più veloce Duraludon comunque di Ludra. E lui, oh, un pochino ha preso. Allora adesso, niente, facciamo Malamar. A questo punto direi di fare Trick Room, siccome abbiamo visto che siamo più lenti di lui. Lui chi ha dietro? Sì, sì, ha tutta gente che è sotto Trick. A parte Clodsire, tipo. Però ha tutta gente che in teoria dovrebbe un po' soffrire Trick Room. Quindi facciamo così e gli ridò addosso. Quasi quasi. Oppure iniziamo a danneggiare un po'. Iniziamo a danneggiare un po' Arcaludon. Vediamo un po' che danno gli facciamo. Saggiamo un po' il danno. Lui lo leva. Però non ha folletti dietro, giusto? Ok, c'ha Clodsire. Tifone. Lui spera. Come la fermi? Trick Room confondendo, ma non ci confonde, quindi va bene. E Trick Room. Ok. Ora, ammettiamo che sia effettivamente più lento Clodsire. Vabbè, di Malamar, sì, questo sicuro. Cosa mi può fare lui? Fango Bomba. Per poco non ci è partita la bacca, per veramente una manciata di PS. Però vabbè. E niente, psicotaglio e Drago Pulsar, guarda, ci vado doppio. Lui mica l'ha messo per fare Protect, dai. Protegge Pelipper però, quindi abbiamo fatto bene ad ignorarlo. Mega Horn, per fortuna, missa su Malamar, ci avrebbe killato, ragazzi, perché siamo deboli 4x. Siamo stati molto fortunati. Qui veramente è andata bene. Qui veramente è andata molto bene.
Quindi lui c'ha o sempre Arcaludon oppure Rilla. Ok. Allora, io adesso... io peraltro dietro ho Klefki, vero? Sì, per levargli il campo. Allora, la giocata proprio fenomenale sarebbe levare via Gudra, mettere Klefki e attaccare Pelipper con Malamar. Però voglio togliermi comunque Pelipper in ogni caso, quindi farò così. Tanto lui l'ha protetto adesso, quindi non può proteggerlo. Lo ritira e allora comunque Arcaludon si prenderà o Knockoff o si prenderà Drago Pulsar. Ok. Malamar mangia la bacca. E Drago Pulsar. Ok. A questo punto noi ci conviene. Ah, agli avanzi. Non è a V. Il campo di Rillaboom ci rompe le balle. Quindi io direi che come prima cosa... Trick Room come siamo messi? Due turni ancora. Ma ascolta, io direi che togliamo gli avanzi ad Arcaludon prima di subito e iniziamo a danneggiare Rillaboom. Spero che Arcaludon dorma ancora un po'. Aveva protetto. Ok, noi gli stiamo boostando la difesa, ma... è perché la V forse è Rillaboom. Attenzione, malissimo qui. Ai ai ai. Allora, occhio adesso perché se io metto... ascolta il mio ragionamento. Se io metto il campo nebbioso per togliere il campo di Rillaboom, io poi con Drago Pulsar non faccio tutto questo gran danno ad Arcaludon, no? Poi sono in difficoltà. Però, vista la situazione attuale, mi conviene farlo. Potrei anche mettere gli schermi, avrei dovuto metterli prima. E lui dietro a Pelipper, abbiamo detto. Io farò così. Campo nebbioso e... fango bomba su Rillaboom ancora. Lui se ne va ed entra Pelipper. Ok. Che rimette la pioggia. Quindi è stata una giocata intelligente la sua. Può rimettere il campo e può rimettere la pioggia. Cioè, ha rimesso la pioggia e poi può rimettere il campo dopo. Fango bomba qui. Ci saluta Pelipper. Adesso si sveglia Arcaludon. Ci fa una meteora in testa. No, elettroraggio. Però noi siamo a V, quindi su Klefki va. E ci critta anche. Ok. Il problema è che adesso se ci fa fake out su... ci fa fake out su Klefki... noi non mettiamo più gli schermi. Vabbè. Proviamo lo stesso. E qui io avrei ancora la Terra, però siamo Terra Water, che contro Rillaboom e Arcaludon non è buono. E gli faccio fango bomba ancora.
No, lui fake out l'ha fatto qui, quindi a me potrebbe anche quasi andare bene. Abbiamo messo perlomeno il light screen. Cannon flash. Ok, forse lui pensava che terassi. Però lui non lo sa che ho una tera veramente inutile. Quindi c'ha cannon flash, elettroraggio, protect e avrà la meteora di sicuro. Allora adesso mi conviene rimettere il campo nebbioso. Però lui mi potrebbe fare erbo scivolata prima. Però devo provare. E niente, rifaccio fango bomba qui sempre. Ok, non cambieremo il campo. E quindi adesso è molto dura. Molto dura. Praticamente abbiamo già perso. Lui intanto si sta boostando, recupera vita. Ci ha levato un cazzo, c'è da dire questo. Ok, noi siamo anche riusciti a tirare giù. Attenzione. Perché questo crit è servito. Servito tanto. È servito tanto. Allora, calma. Lui ha atterrato? No. Nemmeno io, ma non tererò. Dragopulsar lo proviamo a congelarlo. Congelarlo io direi che abbiamo già un debito nei confronti del culo. E quindi direi di non usare oltre. Andiamo di Dragopulsar. Safe. Lui fa elettroraggio. Attenzione perché potrebbe crittare lui adesso, Quindi... attenzione, inizia ad avere un gran bel boost lui in attacco speciale adesso. Però il danno comunque continua a essere ridicolo. Noi gli leviamo... ah! Abbiamo crittato ancora. Zitti e porta a casa. Zitti e porta a casa. Lui probabilmente, fossi stato io dalla sua parte, avrei tirato veramente giù tutto. C'aveva body press, non ha la meteora. Ma perché non l'hai fatto prima allora? Scusa, avresti fatto molto di più che non a continuare a farmi gli elettroraggi. Avresti fatto molto di più con body press. E allora sai cosa ti dico? Che ti sta bene, che ti sta veramente bene. Mi devo riprendere, ragazzi. Non pensavo che saremmo riusciti a vincere tutte queste partite con questa accozzaglia di team. È stato divertente, però, vi dico la verità. Se non l'avete ancora fatto, ragazzi, lasciate un bel mi piace, questa squadra se lo merita tutto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche. Noi ci vediamo ad Alola per il prossimo video, dove avremo un team che vi dico già, non è un putanodromo a livello di questi, ma ci si avvicina molto. Vi dico solo, c'è Mazdale, ok? Mazdale, ve ne dico un altro, c'è anche Vikavolt. Basta, non vi dico più niente. Vi aspetto allora, ad Alola. Ciao.